mercato si può intendere con gli altri partner esterni del mercato. Per cui stiamo spingendo tantissimo, stiamo consigliando tantissimo a tutte le farmacie di ridurre questo turno di associazione. In effetti il primo concetto ci nacque già quando nel 2004 in Campania avevamo l'apertura di 200 farmacie contemporanee. Vediamo che proprio allora oggi abbiamo più. Posso sembrare un numero strano, perché adesso ne avremo 3.000 in tutta Italia temporaneamente, ma all'epoca fu qualcosa veramente di molto innovativo e importante come numero. E vediamo che c'è effettivamente un assalto da parte di tutti i fornitori nei confronti dei vincitori per cercare di accaparrarsi quello che allora era un mercato molto più ricco dell'attuale. E vediamo che creando un gruppo di acquisto dalle farmacie riuscire a ottenere vincitori del concorso e le condizioni assolutamente inimmaginabili. Condizioni in cui infatti forse stiamo ancora verificando ancora adesso, tipo la possibilità di restituire l'invenduto, quindi tutto proprio grazie a quel gruppo di acquisto e tante altre condizioni così via. Da lì è nato questo discorso nostro di che man mano, spingendo verso l'associazione tra le farmacie, si è scoperto tantissimi vantaggi che il singolo farmacista da solo non riesce ad ottenere. In questo ora ci dobbiamo affrontare con una mentalità molto diversa del singolo farmacista. Il fatto che il farmacista sia chiuso nelle sue quattro mura, sia chiuso dentro il suo banco, evita di creare un dialogo tra colleghi, tra professionisti, e alla fine il collega è visto come un concorrente, come un avversario da sconfiggere. Mentre invece vediamo che il collega, il concorrente, deve essere stato un partner per mantenere all'interno della farmacia fascia importante di commerciabilità e fascia importante di attività. Per cui, visto quello che vogliamo far sottolineare fin da adesso, prima ancora voi diveniate violati, l'importanza di nascere un discorso associativo al vostro base. Poi diciamo, nel 2004 partiamo un gruppo di acquisto, ma oggi la evoluzione legislativa è stata molto, molto più favorevole, perché oggi abbiamo la possibilità, nel 2009, di creare delle reti di impresa, che sono delle figure giuridiche ben previste nel nostro ordinamento, con tutte le caratteristiche particolari. Caratteristiche però che non si fermano qui, come vedete, si stanno ulteriormente evolvendo. Già nell'estate quest'anno è stato introdotto qualcosa che è completamente innovativo, il prezzo di personale dipendente tra le imprese associate. Uno dei mercati più rigidi del lavoro che esiste al mondo, quale quello italiano, non ha mai consentito lo scambio di personale dipendente non tramite agenzie interinali. Per l'impresa aderente a una rete è possibile scambiarsi personale dipendente, è una farmacia posso garantire che è molto importante. Quante volte c'è assenza di un dipendente, quante volte ci sono picchi di lavoro, le farmacie stagionali che hanno magari dei picchi interviati più dell'anno e così via. In genere una piccola azienda con 2 o 3 dipendenti si trova in difficoltà con l'assenza di uno. Per contrattete facciamo degli scambi tranquillamente tra farmacia senza violare la normativa sul lavoro e con una flessibilità molto estrema. Si stanno introducendo, ed è vista anche nella legislazione adesso, degli incentivi per l'acquisto di beni strumentali in comune o di progetti di ricerca in comune tra le varie imprese aderenti. È un qualcosa di evoluzione, è uno strumento legislativo che possiamo utilizzare e dobbiamo utilizzare. In effetti il programma di rete è previsto in 4 fasi, ma non anche in quelle che sono le nostre esperienze. L'ossessione della rete, la registrazione del marchio, diventa un elemento distintivo per tutti gli aderenti. Il più immediato, poi subito l'esercizio in numero degli approvvigionamenti di acquisti, è quello che subito dà risultati immediati e certifica la solidarietà tra le imprese aderenti. Dopo si parte con il marketing, l'organizzazione di strategie comuni, aziende iniziative pubblicitarie e così via, poi lasciato alla libertà. Quello che a me piace molto delle reti è l'estrema flessibilità dello strumento. Cioè siamo semplicemente la volontà di fare qualcosa insieme. Poi a differenza delle cooperative, a differenza dei gruppi di acquisto, ti permette di plasmarlo veramente in un modo estremamente utile e materiale. Qualsiasi gruppo di lavoro può creare la struttura che preferisce, può creare le iniziative che preferisce, può creare dei servizi complementari, che poi stiamo vedendo che è la nuova frontiera su cui stanno muovendo le reti imprese che abbiamo organizzato. È tutto un discorso inutile che lascia la libera disponibilità dei singoli aderenti, però vi consente insieme di fare tantissime cose la singola farmacia da sola non può riuscire a fare. Sicuramente dicevo prima, la prima fase è quella di mettere gli acquisti. I vantaggi sono evidenti, il più immediato è il maggiore potere contrattuale. Una cosa è contrattare da solo con il partner, una cosa è contrattare in 50 farmacisti. C'è un potere completamente diverso. Anche le stesse case farmaceutiche, nel momento in cui c'è una campagna promozionale si riesce a poter spuntare delle situazioni e delle condizioni che sono veramente diverse. L'applicazione degli acquisti è un altro aspetto su noi come gruppo di lavoro che abbiamo molto. Non siamo per un acquisto just in time, ma per un acquisto che vada verificato nel tempo.
il palmeristo utilizzando il problema nazionale deve riuscire a fare una corretta pianificazione artistica, perché in questo modo riesce a ottenere una marginalità molto più importante. Inoltre marcia, quella che secondo me è la frontiera del futuro per le farmacie. Non più essere soggetti ai marchi e mostri all'alto, ma avendo quel mercato, avendo quel contatto utente, arrivare a produrre prodotti a marchio proprio. Non a caso dopo abbiamo invitato Feopharma, che è un network di farmacia, indipendente dallo studio con cui lavoriamo in modo molto stretto, perché dimostra come con dei prodotti a marchio riesco a avere dei vantaggi interessantissimi. Qual è il perfetto in cui l'acquisto? Secondo la nostra esperienza, un gruppo è fatto al basso, diciamo, non deve essere spinto all'alto, deve essere un'iniziativa dei singoli farmacisti, credere in questa iniziativa, capire i vantaggi che porta e associarsi insieme. Quindi non strutture create, ma strutture che nascono da democrazia di base. Nella massima esperienza abbiamo con 30-50 farmacie, si raggiunge il livello ideale per non creare solo strutture troppo complesse, allo stesso tempo per raggiungere una potenza, una forza commerciale idonea per questo campo. In genere consigliamo un consiglio di amministrazione sia di 3-5 membri per poter essere snelli e veloci alle decisioni. Però abbiamo pure colleghi che si riuniscono mensilmente tra tutti quanti insieme, prima fanno una pizza insieme la sera e prendono decisioni più importanti. Come dicevo, è uno strumento che tutti potete utilizzare come volete, in modo di dire più opportuno. La cosa importante è che ogni associato deve essere indipendente, non c'è essere in posizione. Abbiamo combattuto proprio il giorno scorso con una rete che imporre un minimo di acquisto da parte di farmacia, no. Ogni farmacia deve essere libera e deve capire i vantaggi che trae, non essere costretto a seguire gli altri. Non c'è il discorso della maggioranza, deve essere un discorso di volontarietà comune da parte di tutti quanti. Tutte le consegne di fatturazione devono essere indipendenti, quindi non ci deve essere una centrale di acquisto, non ci deve essere un deposito organizzato, sempre per il discorso di tenere bassi costi e non incrementare la burocrazia della così come tutti i pagamenti devono essere autonomi, l'eventuale cattiva gestione finanziaria della farmacia non deve coinvolgere le altre. Un codice di comportamento diventa un patto indispensabile e importante per una lunga durata del consorzio, patti chiari e amicizia vita. I risultati che si ottengono sono veramente straordinari, ci hanno dei cambi di marginalità che cambiano realmente la realtà delle farmacie. In effetti questi secondo noi sono i gruppi, le possibilità in cui può intervenire una rete di imprese. Sicuramente in alto vedete le fonti alternative di acquisto, come dicevo, sviluppino i prodotti. I prodotti web, i prodotti a marchio e ultimo la formazione continua. Insieme si può creare la formazione nelle imprese, si può creare dei servizi per i dipendenti e per i collaboratori, si può creare un progresso continuo dell'evoluzione della farmacia. Vi ho portato un esempio giusto per capire quanto può essere rivoluzionario il discorso della rete. Le farmacie Valcomino, una delle reti abbiamo creato, 12 farmacie microscopiche, siete in una vallata scordata da Rio. Insieme loro raggiungono i 10 milioni di fatturato, quindi piccolissima realtà. Si sono associati insieme, hanno concentrato insieme l'80% di acquisti. Oggi escono delle condizioni che non hanno nemmeno aziende di grandissime dimensioni, farmacie di grandissime dimensioni, perché pur non avendo un grande fatturato complessivo, coprono un'intera area geografica. Se un'azienda non raggiunge un accordo con loro, non entra in quella zona. Hanno avuto scontri anche con aziende multinazionali molto importanti, hanno avuto la forza di riferirsi da domani mattina da alcuni per un mondo in diretta e più moderno. Hanno ottenuto l'assoluta soluzione del problema di mancante. Può sembrare strano, le farmacie rurali, le farmacie così piccole, oggi non hanno un prodotto mancante nelle loro farmacie, perché hanno chiesto come condizione al distributore di riferimento che hanno scelto di essere posto in prima marcia. Tutti i distributori hanno delle fasce di importanza della clientela, loro, pur essendo piccolini, non hanno nessun mancante, anzi mi raccontavano che addirittura dalla città che a 20 km di distanza i clienti vanno da loro perché trovano prodotti mancanti che in città non riescono a trovare. Giusto per vedere del discorso che è importante. Hanno fatto accordi con il genere spuntando delle condizioni molto molto più elevate rispetto a quella nostra, come vedete. Oggi sono partiti con discorsi di servizi in comune, quindi hanno coltivato un servizio di infermiere in comune, un servizio di oltre in comune in accordo con la Resta di Roma, servizi di infermiere a domicilio e così via, servizi di visite specialistiche, un volantino di distribuzione con cui stanno cominciando a fare produzione sui loro prodotti, ma un discorso che è nato da 12 piccole realtà è diventato invece un discorso contrattuale importante. Oggi si siedono a trattare con l'azienda in piena parità di situazione e di condizioni. Giusto per darvi un'idea,
in un anno di attività hanno aumentato il loro margine lordo del 4,50%, hanno aumentato il loro fatturato del 6,5%. Un solo anno di esercizio in comune. Ma questo è solo l'inizio, perché noi abbiamo visto che sviluppando ancora di più questo discorso si riesce a ottenere ancora risultati più importanti, probabilmente non un positivo, ma associando su imprese più sviluppate. Stiamo facendo sviluppare, anzi è pronto, ormai è superato la fase di test, sarà preoperativo dal 1 gennaio come studio, un software che gestisca un po' la raccolta utile delle farmacie e permetta di fare degli acquisti coordinati tra vari aderenti. Questo è un report realizzato dall'azienda, chiaramente i nomi sono stati cambiati, ho chiamato azienda alto, ma qui leggete il nome di industria farmaceutica, qui leggete i nomi di 5 grossisti messi a confronto, guardate un po' le attività come cambiano. Queste 50 farmacie, seguendo in comune questo acquisto, aumenterebbe la loro marginale circa 27% di prodotti. Giusto per darvi l'idea, ho preso un caso limite, ma dai esami che abbiamo fatto, almeno 8-10 punti di margine in più si riescono a guadagnare senza nessun affanno particolare. Quindi l'associazionismo può portare solamente benefici, vincendo quella tattica di fidanza che c'è con tutti il collega. Il collega non è l'avversario, il collega è il collaboratore e il nostro alleato nel cercare di portare marginalità e quota di mercato all'interno delle nostre farmacie. Noi martedì costruiremo un'altra rete, quella della prossima martitana, una rete particolare perché ha delle esigenze molto specifiche, come dicevo c'è la stagionalità, c'è la difficoltà del collegamento, ma hanno deciso di organizzandosi un gruppo tutte quante tra di loro. A gennaio a Milano stiamo organizzando la rete, noi siamo la farmacia, un gruppo di farmacie medio-grandi che si stanno organizzando insieme per gestire insieme tutti gli acquisti e la gestione di servizi della loro farmacia. Stiamo pensando alla rete O10 che è particolare perché è la prima rete che non ha una base geografica, mentre tutte le altre abbiamo costruito hanno un'area geografica ben stretta, così qui invece è sparso tutto il territorio nazionale. Sono 10 farmacie che hanno concentrato la propria attività sui servizi, prima di Lombardia, in Abruzzo, in Campania, in Sicilia. Però la loro missione è quella di concentrarsi sulla propria dei servizi. Farmacie che sviluppano quasi il 30% del fatturato di servizio, giusto per dare la dimensione. Poi si rese conto che a un certo punto hanno bisogno di creare una struttura comune per studiare questi servizi, per fare il mercato, per preparare il personale, per preparare le chiamate e così via. Il nostro augurio ci sarà anche la rete di vincitori di concorso. Grazie.